voci. Questi è invece l'azzurro nazareno di Marco, che a 5 è stato il campione italiano Giovanni Falocci, da colori delle fiamme gialle, che abbiamo inquadrato adesso, appannaggio del giamaicano Smicol. Silvia Lomi, Federica Samora di Castiglione della Pescaia, e Giola Andreutti, medaglia d'argento. Per lei tanti lanci vicino ai 49 metri in quest'annata. Lancio dell'Argenti, 51.03, è in quinta posizione per il momento la ragazza della Brescia Ispa Group. Stefano Sottile sopra 2.21. Passa un po'. Due Zang, 2.24 ancora sopra la Sticella. Ecco Davide Lingua, terza prova. Vai Fabrino. La rotazione, l'urlo di Leonardo Fabri, ancora lungo. New Balance Games, Oscar Celimo, pose a Kip Langati, due ugandesi. Prima prova. Ragazzo che si allena non lontano da qua, Siena. Vittoria è per Oscar Celimo, 8.02.79 davanti a Kip Langat.
partenza per questa serie numero 2 dei 200. Ci sembra di vedere Tommaso Bruni e Riccardo Farroni. È sull'esterno il portacolori dell'Atletica Gran Sasso, Riccardo Farroni davanti, prova a rientrare il quattrocentista senese Tommaso Bruni, vince Riccardo Farroni questa serie numero 2, tempo ufficioso 22:14. Gli 800 mentre Agata Gremi ha appena lanciato, Serena Argenti 49-19 in terza posizione, Agata Gremi si riprende la terza posizione con l'accio sopra 50, va a comandare invece Lucrezia Mancino, non è giovane Biella, questi 800 metri, passaggio bello deciso al 200 per la ragazza piemontese classe 2000, mentre 51.03 terza posizione per Agata Gremi, nel martello va in pedana Sara Fantini, ragazza sicuramente da seguire, ha stabilito il record, il nuovo record del meeting con 66.01 al primo lancio, va in pedana Sara Fantini, mentre negli 800 davanti sempre la Mancino seguita dalla Casolari, Fantini, martello nullo, il passaggio ai 4 con la Casolari che prende l'iniziativa 1:06:15, dietro un'ottima Federica Baldini fino a questo momento, sono in 3 in questa prima serie degli 800, mentre in pedana si va con Lucia Prinitenza alla paia. Chiara Casolari classe 93, Federica Baldini classe 98, più dietro Lucrezia Mancino classe 2000, queste le tre protagoniste di questa prima serie degli 800 donne New Balance Games. Ci apri in terza la paia in pedana con 59-18 e seconda fino a questo momento. 150 metri al termine per Casolari e Baldini. Rettilineo finale per Chiara Casolari e Federica Baldini. Nell'ordine vince la portacolori della Fratellanza 1874 Modena. Chiara Casolari che chiude in un buon 2:11:80, si migliora nettamente, brava Chiara Casolari. E subito ha preso il comando Federico Crisci, Enterprise Sport Service, questa serie numero 1. Mentre in pedana c'è Agata Gremi. Esce anche Niccolò Ghinassi, Wisp Atletica Siena, passaggio a 200 molto veloce per questa prima serie che vede i ragazzi con il miglior acchito intorno a 1:54. Davanti Federico Crisci, gli applausi di Castiglione della Pescaia per Ghinassi, poi Dotti, poi tutti gli altri, l'uno dietro l'altro in questa serie numero 1 degli 800 uomini New Balance Games, mentre in pedana nel martello va Serena Argenti, sempre davanti da frontrunner Federico Crisci, poi Ghinassi, poi Gregorio Dotti da Di Capinerolo che prova a rimontare. Esce Niccolò Ghinassi, ma attenzione alla maglia celeste di Gregorio Dotti che esce sull'esterno. Eccoci qua davanti Gregorio Dotti in questa prima serie degli 800 New Balance Games che vedranno la seconda tappa il 18 di giugno a Rubiera, terra di 10.000. Rettilineo finale con Gregorio Dotti davanti. Poi Crisci e Ghinassi, vince Gregorio Dotti questa prima serie con un buon 1:53:60, alza le braccia, primato personale per il ragazzo dell'Atletica Pinerolo.
della Bracco Atletica. Adesso il podio con Lucia Prenetti Anzalapaia, poi Sara Fantini e poi Caterina Safrankova. Ah, Bach Perè in testa. Siamo ai 200 con passaggio veloce mentre Lucia Prenetti Anzalapaia all'ultimo lancio di gara. Spinge il martello Lucia Prenetti Anzalapaia, ma non raggiunge i 60 metri. Mentre siamo al rettilineo che porterà al suono della campana. Canda Brian Abak Perè, il migliore accredito della serie con 1.49.85, ragazzo della Quercia Trenti in grana. In seconda posizione c'è Emilio Perco, Asindustria Sport, poi Alessio Ferrara, Centro Atletica Piombino. Mentre in pedana nel martello dovrebbe andare adesso Sara Fantini per provare a strappare la prima posizione a Caterina Safrankova, cosa non facile. Se ne va intanto Emilio Perco, dietro c'è Alessio Ferrara, Asindustria Sport Padova, Centro Atletica Piombino nell'ordine, mentre Sara Fantini va in pedana, 150 al termine, Perco e Ferrara. Rettilineo finale, mentre c'è il lancio di Sara Fantini, che vola col suo martello, ancora un buon lancio, mentre la rimonta di Ferrara su Perco che prova a tenere davanti, Perco e Ferrara nell'ordine, 1.50.86. Eccoli i protagonisti di questa serie dei 200, mentre abbiamo visto la lingua superare un 95, l'asticella sale a 2 metri, rettilineo finale per i ragazzi dei 200, attenzione a Remo T. McLean, campione di Yokohama, la rimonta di Rodney, McLean e Rodney, McLean vince Rodney, 20.93 per Brandon Rodney. E la favorita corsia 3, Eleni Artimatala, vincitrice dei giochi del Mediterraneo, accreditata di 51.14, ma attenzione anche alla statunitense Felicia Majors, che è partita forte in corsia 4. Si continua a lanciare nel peso, a saltare nell'alto. Il duello è fra Eleni Artimatala e Felicia Majors. Passa avanti la ragazza cipriota. Rettilineo finale, gran bella spinta, Eleni Artimatà, Cipro, la campionessa dei giochi del Mediterraneo, davanti alla statunitense Felicia Majors. Va a vincere agevolmente Eleni Artimatà, e chiude con un buon 52.76. Va per gli 800, mentre nel peso siamo al quinto turno di lanci. Va facile Zhang sopra i 2.10 metri, nonostante la pioggia, il ragazzo cinese. Ritmo sostenuto in questo avvio di gara per gli 800, e tutti in fila dietro chi comanda. Davanti Mujezinovic, poi Melli, Duca, via via tutti gli altri. Ottimo Andrea Romani in quarta piazza, il ragazzo della Riccardi Milano, attenzione. Si ferma Mujezinovic, Melli, Duca e Romani. Duecento al termine, si va veloce a Castiglione, davanti c'è il keniano Melli, poi Amel Duca. Medaglia di bronzo ai mondiali di Pechino.
dietro un gran bel Andrea Romani per gli azzurri. Rettilineo finale, Kenya contro Bosnia Erzegovina. Finale di Aveltuca, resiste Melli, Aveltuca se ne va. E il vincitore della medaglia di bronzo dei mondiali, Aveltuca, vince in 1:46:21. Mentre nell'alto, seconda prova ai 2:10 per Carlos Rojas Lombardo negli 800. A tirare ci sembra Giulia Prima. Insieme alla spagnola Zoya Naumov. Rettilineo di arrivo che porterà al suono della campana per le ragazze degli 800. Con Aprile, Maumov, poi Mattagliano e Bellò. Ricordiamo il record del meeting risalente sono rimaste in tre a lottare, Spagna Naumov, Italia Mattagliano e Bellò che è in posizione d'attesa. Mentre c'è il 2:10, terza prova per Davide Lingua. La spagnola Naumov esce, Elena Bellò sull'esterno. Progressione del Naumov, sembra mollare un po' la Mattagliano. Mentre bella gara di rientro di Irene Vian. Rettilineo finale, esce Elena Bellò. Elena Bellò, gran bel finale per la ragazza delle Fiamme Azzurre che vince il meeting di Castello della Pescaia in 2:06:15. Presenza valida per Annalisa Spatotto Scott, Irene Siragusa e Giulia Giannini. Irene Siragusa davanti, la ragazza di Colle Valdenza vince questi 100 metri, 11:83 ufficioso per lei, vittoria sotto la pioggia. Presenza valida per Morgan Harrison, Spezzi, McLean, Jacobs e Trimble. Davanti c'è Remote McLean, poi la rimonta di là. Jacobs, è l'azzurro che vince, 10:32 nella pioggia, Marcel Lamont, Jacobs. E per Marcel Lamont, Jacobs, se confermato, è anche nuovo record del meeting.